Ringraziare tutti i relatori per aver stimolato il nostro affetto alla Chiesa, mostrandoci anche quelle che sono le sofferenze che sentiamo e che viviamo ciascuno di noi. Poi volevo dirvi due cose, perché il professor Gotti Tedeschi mi ha menzionato come nei tempi in cui abbiamo collaborato in Vaticano, e vorrei dire e confermare quello che lui ha detto a proposito dell'azione di isolamento a cui fu tenuto Papa Benedetto. E dirò qualche cosa che forse non è mai stato pubblicato a proposito di questo. Voi avrete visto forse qualche mia lettera che fu resa pubblica quando io ero già a Washington. Ma la prima lettera io la consegnai, la feci avere a Papa Benedetto nell'aprile del 2011 e Papa Benedetto mi chiamò immediatamente e durante quell'udienza mi fece delle proposte di promozione che io in quel momento non sentii di dover accettare nella mia, dopo averlo ringraziato, perché ritenevo che il mio compito che stavo svolgendo al governatorato doveva prolungarsi nel tempo, altrimenti sarebbe andato distrutto e l'equipe che si era formata intorno a me. Papa Benedetto, all'inizio di maggio del 2011, nominò una terna di cardinali. Questo non si è mai saputo. Per indagare sulla situazione che io avevo denunciato, questa terna di cardinali, non quella che poi nominò Papa Benedetto più tardi, quando le mie lettere, alcune delle mie lettere furono pubblicate, a mia insaputa evidentemente, quando io ero a Washington. Questa prima commissione di cardinali fu sciolta immediatamente, unilateralmente, dall'allora segretario di Stato, il quale provvide già a darmi la notizia che, contrariamente a quello che Papa Benedetto mi aveva proposto, io ero già stato nominato nunzio a Washington, certo, un incarico molto prestigioso. Poi ci fu la seconda commissione di cardinali che fu nominata da Papa Benedetto dopo la fuga, la pubblicazione di alcune delle mie lettere. E voi tutti ricorderete le immagini che furono mostrate alla televisione dell'incontro di Papa Benedetto con Papa Francesco a Castel Gandolfo, in cui gli mostrò una cassa di documenti. Ebbene, fra quei documenti c'era anche un mio rapporto, fra i tanti documenti. Ma, come mi pare evidente, quell'inchiesta che fu ordinata da Papa Benedetto non ha avuto più nessun seguito. E mi fermo lì su questo punto. Poi vorrei dire una cosa per quanto riguarda, diciamo, le radici della situazione attuale, che certamente vengono da questa filosofia e cattiva teologia di Karl Rahner, che immediatamente dopo il Concilio Vaticano II penetrò soprattutto nell'ordine dei gesuiti a cui Karl Rahner apparteneva. Voi tutti ricorderete come San Giovanni Paolo II nominò, sospendendo il potere del padre generale di allora della Compagnia di Gesù, padre Arupe, un suo delegato nella persona del padre Dezza, e come suo vice chiamò dall'università di Sofia a Tokyo il padre Pittau come suo vice. Questo significa che Giovanni Paolo II aveva già percepito la provenienza della crisi che stava per svilupparsi e crescere. Ma vi dirò di più. Giovanni Paolo I, nel suo breve regno, si era accorto di questo.
L'ultima lettera che Giovanni Paolo I firmò, non so se ne ha firmate tante, ma questa è passata dalle mie mani e l'ho fatta consegnare io all'allora padre generale dei Gesuiti. Era composta da 3 paragrafi. Si riferiva a delle dichiarazioni fatte dall'allora vicario generale della Compagnia di Gesù, un americano, il padre O'Keefe, il quale aveva rilasciato dichiarazioni ad un settimanale olandese durante la sede vacante di Paolo VI. E come era nella natura di Giovanni Paolo I, un uomo che tutti abbiamo percepito nel breve tempo, nelle udienze, negli Angelus che ha dato, che era un uomo che era uomo colato, era oro colato. Tutti hanno percepito la santità di quest'uomo, quanto fosse ispirato dalla verità e dall'ardore per il Vangelo. Ebbene, in questa lettera diceva semplicemente questo: se quello che questo padre O'Keefe ha dichiarato è stato riportato non correttamente, ha un dovere grave morale di rettificare. Questa lettera è stata poi pubblicata dalla Compagnia di Gesù con un'interpretazione evidentemente sui generis. Se invece corrisponde con quello che lui ha effettivamente dichiarato, non è degno di continuare come vicario generale della Compagnia di Gesù. Eravamo all'ultimo giorno, la notte seguente, poi dopo morì Giovanni Paolo I. Viva Papa Luciani! Essendo stato poi nunzio negli Stati Uniti, io ho capito chi era questo padre O'Keefe. Padre O'Keefe era stato presidente della Fordham University di New York, immediatamente negli anni post-conciliari, e organizzò insieme con tutti i presidenti dell'Università Cattolica degli Stati Uniti, in maggioranza sono rette dai gesuiti, ma non solo, un documento che fu programmatico per le università cattoliche americane, che si chiama The Land of Lakes, la terra dei laghi. In questo documento si dichiarava che le università cattoliche negli Stati Uniti dovevano ritenersi indipendenti dall'insegnamento della Chiesa cattolica, in particolare della Santa Sede. Questo spiega perché nell'amministrazione Obama, come nell'amministrazione Obama, non ci sono mai stati tanti cattolici come nell'amministrazione Obama. Il vicepresidente Joe Biden, il segretario di Stato Kerry, tutti e due cattolici, quella che era allora il capo della maggioranza al congresso, Nancy Pelosi, che è cattolica di San Francisco, tutti e tre abortisti e in favore del matrimonio gay. Evidentemente questo virus sparso dall'insegnamento in queste università di altissimo prestigio aveva dato dei frutti marci, o dei frutti devianti, a tal punto che evidentemente questo irraggiamento funesto è finito anche sulle religiose. Voi tutte avete letto delle religiose americane, la cui maggioranza, sapete bene l'influsso che ha la Compagnia di Gesù per le attività di formazione che ha, specialmente anche nell'ambito delle istituzioni religiose femminili. E questo si spiega. Si spiega anche con il potere non solamente intellettuale di magistero nelle università, ma anche economico, che la Compagnia di Gesù gestisce attraverso queste università e che diventa poi una forza coloniale. Forza coloniale, la prima zona coloniale vicina è quella dell'America Latina. E quindi da lì è partito un po' questo virus, se vogliamo, di Karl Rahner, che è arrivato fino a...